Ciao a tutti, finalmente si inizia a parlare anche di fotografia in questo canale, visto che si è parlato un po' di video, ogni tanto ancora la parte appunto video non è partita del tutto, si fa tantissima musica perché quella è la cosa che per adesso posso fare di più, però adesso siccome io avevo detto anche in passato che questo canale l'avrei voluto sfruttare anche per parlare di fotografia, quale modo migliore per iniziare questa piccola rubrica fotografica se non appunto vedere se vale la pena utilizzare un telefono per fare le fotografie. E quindi sfrutto l'occasione di aver preso il nuovo iPhone 11 Pro per dirvi le mie prime impressioni e se effettivamente vale la pena utilizzare un telefono per fare cose che potresti fare con una macchina fotografica o con una videocamera. Vediamolo insieme. iPhone 11 Pro, 256 GB di memoria e compagnia bella. Tutte le cose che ci sono tecnicamente su internet scritte per gli smanettoni di questo mondo. Io non sono uno smanettone, a me interessa quello che posso farci col telefono, proprio a livello pratico. E appunto per il discorso video e fotografia io lo sfrutto un sacco. Il mio telefono precedente era questo iPhone 7 da 128 GB, bellissimo, bellissimo. Io l'ho sfruttato 3 anni abbondanti e adesso praticamente non lo sto usando più perché ho comprato quello nuovo perché non mi ha funzionato più il microfono e l'altoparlante. Dicono che comunque era un problema che capita agli iPhone 7. Lo voglio sistemare comunque, però per adesso è fermo così. È stato il mio primo iPhone. Sono passato da Android, da vari telefoni Android, da vari Samsung ad iPhone. Comunque era già da anni che avevo computer Mac, ma i telefoni non li avevo mai provati. Un altro mondo. Io praticamente con questo ci ho fatto una marea di fotografie e di video. Una marea. Cioè, il discorso di avere un oggetto del genere sempre in tasca, non della qualità di una reflex. Per tutti quelli che comunque sostituiscono il telefono alle reflex, alle macchine fotografiche o alle videocamere, dicendo che i telefoni sono meglio, comunque li stanno superando, io non sarò mai convinto di questa cosa, perché comunque dico, la fotocamera di un telefono è così. Sensore e obiettivo sono tutti qua dentro, mentre la differenza è questa. Stiamo parlando di una roba così contro una cosina così. Fate voi le dovute proporzioni nella vostra mente. Per quanto possa essere comodo oggi come oggi, perché comunque la qualità è ottima, direi, delle foto e dei video dei telefoni, sono pur sempre telefoni, non sono macchine fotografiche. Io intanto che parlo scorrono le fotografie. Quindi dicevo che con l'iPhone 7 mi sono trovato veramente bene, ho fatto una marea di cose, sono andato in montagna, sono andato al mare, ho viaggiato fuori dall'Italia. Un oggetto fantastico sempre a portata di mano quando ero lì che dovevo fare una foto al volo e dovevo impostare mille cose con la macchina fotografica, arrivavo e facevo le foto. La stessa cosa con i video perché comunque è comodissima anche la stabilizzazione nativa dell'iPhone che comunque ti permette di fare cose che magari con la reflex non puoi fare perché non hai lo stabilizzatore. Quindi per esempio l'ho sfruttato un sacco per i video del mese che su YouTube hanno poche visualizzazioni perché comunque io vengo da una pagina Facebook un po' più seguita, solo da un annetto mi sto concentrando di più su YouTube, quindi ti permette magari di fare cose molto pratiche, molto veloci, e con la reflex sarebbe un po' difficile farle se non parti veramente attrezzato bene, cioè con la tua reflex o mirrorless già ben assettata, pronta all'uso, non troppo ingombrante come la mia. Io ho veramente una reflex ingombrantissima. Questa è stata veramente una salvezza. Non posso comparare foto e video della reflex con le foto e video dell'iPhone. Sono comunque due mondi a parte per dimensioni di sensore e di obiettivo. Quindi questo come vale per quello lì, vale per questo qui. Cosa ho notato in più nell'iPhone 11 Pro rispetto all'iPhone 7 dalla quale vengo? Questo qui secondo me hanno voluto mettere un pochettino più di carne al fuoco, quindi come per esempio il discorso delle tre fotocamere, comodissime ma diverse, nel senso che con le tre fotocamere tu non puoi fare la stessa foto perché giustamente sono tre fotocamere diverse, hanno un'apertura diversa
il diaframma che è diversa e un'entrata di luce che appunto di conseguenza è diversa. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che in determinate condizioni, se tu vuoi passare dalla fotocamera per esempio normale a quella wide, se che ne so, in una chiesa, hai delle perdite di luminosità. Compensa qualcosina il discorso della modalità notturna che hanno inserito. Io faccio sempre scorrere le foto, però comunque sono sempre di, secondo me, digitalizzazioni, nel senso che è una foto che non è bella come quando ti esce da una reflex con tutti i parametri impostati alla perfezione e quindi la foto è quella. È comunque una foto molto digitalizzata, molto digitale, quindi ha delle imperfezioni digitali che comunque se ci vai a lavorare ci sono. Ok, che con Photoshop puoi fare la qualsiasi e puoi renderla come se fosse una foto fatta da una 5D, da una 7D o quello che vuoi, ma comunque è un telefono, ha sempre un limite di bitrate, ha sempre un limite di tante cose quando vai a scattare una fotografia. Quindi stiamo parlando sempre di una foto fatta da un telefono. Quello che appunto è bello di queste cose qui è che per i social sono perfetti, cioè nel senso nei social non devi mettere le cose a qualità stratosferica, a meno che tu non fai il fotografo e lavori in un certo modo. Se tu devi semplicemente puntare, scattare al volo, dare una piccola modificata o qualche filtro, qualche modifica dalle impostazioni di modifica dell'iPhone adesso native, che sono molto belle, l'hanno sistemate veramente bene, è ottimo veramente, cioè utilizzo quotidiano, utilizzo social. Ma perché io preferisco l'iPhone rispetto agli altri telefoni? Perché comunque, sempre per un discorso di fotografia digitalizzata, l'iPhone è quello che a mio parere la fa meglio, cioè nel senso non ti fanno dare quelle sporcizie che ti danno gli altri telefoni o quegli errori appunto di costruzione delle immagini che vedo spesso negli altri telefoni, soprattutto quando passo le immagini dal telefono al computer. La pasta, proprio la pasta delle fotografie di iPhone mi piace di più rispetto a quella che può essere di un Samsung o di uno Huawei, ma questa è una cosa soggettiva. C'è chi preferisce la carne, c'è chi preferisce il pesce, c'è chi non li preferisce. Quindi io personalmente penso che sia un telefono che riesce a ottimizzare bene qualità e prestazioni, perché comunque le prestazioni di un telefono sono quelle, non sono quelle di una reflex come abbiamo detto. Quindi l'iPhone è quello che, a mio parere, per quanto ci possano essere telefoni da 50.000 megapixel, è quello che ti costruisce al meglio l'immagine, ovvero quel poco che ha rispetto ad altri telefoni lo sfrutta bene. Comunque la comodità della modalità notturna non è veramente una cosa da poco, perché nonostante digitalizzi l'immagine tantissimo, però ti permette comunque di avere una foto e quindi magari un ricordo. Se c'è una cosa che tu stai facendo di notte, c'è poca luce e comunque vuoi un ricordo di quel momento, con la modalità notturna dell'iPhone questa cosa è possibile. Quindi comunque dal punto di vista non qualitativo, ma quanto di praticità, dal punto di vista appunto di fotoricordo, di una foto che comunque ti serve per un qualsiasi cosa a poca luce, lo puoi fare e viene comunque in maniera eccellente. Vi faccio vedere qualche foto fatta con la modalità notturna e devo dire che sono rimasto veramente sorpreso in positivo da questa cosa, nel senso, se tu tralasci il discorso qualità, che tu vuoi le cose tipo a super qualità stratosferica, comunque è bello, cioè ti resta una foto comunque simpatica da tenere. Mentre per quanto riguarda il cambio di obiettivi, come stavo dicendo prima, e poi voglio lasciare il discorso in aria, è vero che gli altri obiettivi sono meno luminosi, ma comunque è anche molto pratico passare da un obiettivo all'altro solamente magari con un clic, o comunque toppando e cambiando appunto l'impostazione dell'obiettivo e potendo continuare la ripresa o la fotografia con un obiettivo magari più largo o una situazione più zoomata in base a quello che ti serve. Comunque parliamo di un telefono, non è che hai tutto questo gran tele, perché sono comunque fotocamere digitali, quindi avere già un 2x è già una situazione un po' più simpatica. Per i video ancora non l'ho provato, perché comunque sia, da quando questo telefono non ho fatto granché, quindi anche a livello di video del mese non... infatti farò uscire adesso l'ultimo del 2019, che appunto riassume gli ultimi mesi del 2019. Non ho potuto ancora sfruttarlo bene, magari il capitolo video lo farò un pochettino più avanti, adesso mi soffermo solamente sul discorso fotografia. Comunque come prime impressioni, perché se questo video vi piace magari approfondiremo un po' la situazione e vedremo se questo telefono può fare determinate cose
che magari mi chiederete voi, e può essere equiparato magari a una fotocamera, o può sostituirla in caso di necessità estrema, estrema, estrema. Secondo me, dal punto di vista puramente qualitativo, no. Ma comunque, se hai l'esigenza di fare una cosa veramente che ti serve, ovviamente non siamo più ai tempi delle fotocamere da 1 megapixel, comunque hai un telefono che fa delle immagini ottime. Quindi ti faccio un esempio: se sei un giornalista e hai uno scoop che devi filmare per forza in quel momento e non hai la videocamera con te, ovviamente avere un iPhone 11 con 3 fotocamere che ti permette comunque di fare tante cose e di intercambiare velocemente obiettivi e stabilizzato e tutto quanto, sappiamo benissimo, come abbiamo detto, che è una cosa super comoda. Quindi dal punto di vista di comodità è ottimo. Io vi ho voluto dare queste primissime impressioni, spero che il video venga abbastanza breve, vi ho fatto scorrere qualche fotografia e voglio da voi delle domande, magari che siete indecisi se prenderlo o no, scritte nei commenti, così io posso rispondervi magari in un altro video e vedere di approfondire un po' la cosa, sia dal punto di vista fotografico sia dal punto di vista video. E magari lo potremmo anche provare in condizioni particolari, quindi che ne so, uno shooting per esempio con dei modelli con iPhone, un qualcosa in giro, qualcosa a livello di street photography, non lo so, possiamo fare tante cose. Intanto grazie a tutti per questo video, fatevi un giro nel canale perché c'è tanta roba, seguitemi sui social, sul mio Instagram, sul mio Facebook, dove volete, perché comunque sapete che ormai ce li abbiamo tutti, quindi basta cercare Federico Maio Art Marf, mi trovate, e buone cose, buone feste e buon anno.